Tocqueville, nel suo La democrazia in America, ipotizza un effetto sgradevole della democrazia che sarebbe quello della dittatura della maggioranza, ovvero l'appiattimento delle diverse opinioni dei cittadini. Auspica anche dei meccanismi correttivi di questo effetto sgradevole della democrazia. Si è verificata questa dittatura della maggioranza e sono stati applicati questi correttivi? Sì, c'è quel passo giustamente celebre della democrazia in America in cui Tocqueville si domanda quale sarà il dispotismo del futuro e se lo rappresenta, tenendo in chiara considerazione la situazione americana che molto lo colpì e colpì il suo immaginario, se lo immagina come un potere diverso rispetto a quello tradizionale, non un potere disciplinare, sovrano, un potere che impone cosa fare, ma se lo immagina come un potere piuttosto lasco, permissivo, che permette agli uomini di divertirsi illimitatamente, dice lui, purché non pensino ad altro che a divertirsi, che spezza il legame sociale, fa sì che gli individui pensino solo a se stessi e dunque non pensino più alla comunità, allo Stato. Una servitù tranquilla, la chiama lui, quasi volontaria. Questa è la situazione profetizzata da Tocqueville, e di cui siamo abitatori coatti oggi, la società della democrazia di massa, la società che post 1989 promette la libertà dell'individuo e al tempo stesso genera fughe tragiche verso l'omologazione della società dei consumi, in cui, citando il Nietzsche dello Zarathustra, non vi è più che un solo gregge e nessun pastore. Tutti pensano le stesse cose, tutti vogliono le stesse cose. E chi prova a pensarla altrimenti viene subito inquadrato come un visionario che deve essere messo a tacere. Questa è la società di cui siamo abitatori oggi, profetizzata da Tocqueville. Una società in cui si può fare tutto ciò che si vuole, a patto che si abbia l'equivalente monetario per poterselo permettere, ma in cui l'unica cosa non permessa e non consentita è la progettazione di un futuro alternativo rispetto al presente. È la società in cui tutto è possibile tranne che lottare per un mondo diverso. È la società in cui il pensiero stesso si appiattisce e diventa omologato. Non c'è più bisogno di reprimere i dissidenti quando non ve ne sono più, quando tutti pensano automaticamente le stesse cose. Se il potere tradizionalmente inteso aveva bisogno di fare presa sui corpi, potremmo dire che l'odierno potere capitalistico non ha più bisogno di far presa sui corpi perché ha già fatto presa sull'anima. E non vi è bisogno di disciplinare i corpi quando essi sono automaticamente già disciplinati tramite il governo delle anime, potremmo dire. Questa è la situazione in cui siamo oggi, in cui l'individuo viene continuamente celebrato, ingigantito ad atomo autocratico, onnipotente, e nell'atto stesso in cui viene così celebrato è ridotto a puro atomo impotente al cospetto della mega macchina della produzione e dell'economia feticizzata e autonomizzata. Questa è la situazione in cui siamo e da questo punto di vista Tocqueville è sicuramente un grandissimo diagnostico da cui partire, anche se poi io credo che in Tocqueville manchino le terapie rispetto ai mali di questa società e per cui mi riferirei ad altri autori e ad altre linee di pensiero per modulare una terapia. Pendulum I swing from which I